Allora, iniziamo questa nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, questo ultimo canto è appropriato per quello che stasera il Signore ci vuole dire. Vuole il Signore incoraggiarci. E vediamo che cosa ci vuole dire il Signore stasera. Partiremo con una serie di domande. Dio ci ama? Egli si interessa a noi? Ci osserva? La parola di Dio ci risponde a tutte queste domande. Partiamo con il Salmo 34, 15. E poi facciamo versetto 17 e 19. Allora, seguitemi. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sradicare la loro memoria dalla terra. I giusti gridano all'Eterno e l'Eterno li ascolta e li libera da tutte le loro sventure. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Questi versi ci incoraggiano molto, ci dimostrano che Dio è buono, misericordioso, che è attento al grido dei giusti, attenzione, attento al grido dei giusti, ascolta e li libera dalle loro sventure, parla dei giusti, ma la faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, per sradicare la loro memoria dalla terra. Quindi in questi versi noi comprendiamo che Dio è misericordioso, che è buono, che ci libera, che ci osserva, che ci ama, ma che però punisce quelli che non sono giusti. Quindi vediamo in questi versi anche la misericordia, ma anche la giustizia di Dio. Quindi è buono, misericordioso, ma è anche giusto. Chi è un uomo giusto, il Signore lo ascolta, chi non è giusto, il Signore addirittura cerca di sradicarlo perché la terra non abbia più memoria di quest'uomo. Dunque, sono dei versi molto belli, incoraggianti. Ne abbiamo bisogno, chissà quanti di noi questa sera ne avevano bisogno. Ci sono molti uomini che non credono in Dio, ma ci sono tanti altri uomini che pur credendo però hanno dubbi circa il fatto che Dio, se Dio li ama o non li ama, oppure se Dio li osserva e conosce le loro sofferenze. Quindi hanno dei dubbi su questa cosa, perché magari hanno tollerato, hanno avuto tanti mali e non vedono nessuna soluzione per questo motivo, essi dubitano. Ma guardate, Dio arriva sempre se una persona si sforza di essere giusto. Non arriva mai in ritardo. Lui ha dei tempi che non sono i nostri, ma arriva a liberare. Lo abbiamo letto poc'anzi. Anche Giobbe aveva dei dubbi su Dio. Giobbe aveva avuto tanti mali e per questa ragione, non vedendo nessuna soluzione, egli dubitò di Dio. E Giobbe era un uomo giusto. Giobbe era un uomo integro, incorruttibile, intatto. Era un uomo fedele, una persona di cui ci si poteva affidare. Egli amava tutti e amava il Signore. Era una persona retta,
integra, era una persona che aveva una fede sincera, non era una fede finta la sua, non era una fede ipocrita, ma lui credeva in Dio veramente. Tuttavia ebbe dei dubbi. Andiamo a vedere il perché, vediamo Giobbe 2:3. Perché Giobbe ebbe dubbi? Giobbe 2:3. Allora, partiamo dal versetto 3. Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fugge il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità e nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo, qui è Dio che parla con Satana. Allora Satana rispose all'Eterno e disse, pelle per pelle, tutto ciò che possiede l'uomo è disposto a darlo per la sua vita, ma stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia. Guardate come il diavolo sta istigando Dio. L'Eterno disse a Satana, eccolo in tuo potere, ma risparmia però la sua vita. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese quindi un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Cosa era successo? Un giorno Satana va da Dio e poiché Dio conosce ogni cosa, dice a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è sulla terra nessuno come lui, integro, retto, teme Dio, fugge il male. Quindi il profilo di Giobbe, lo tratteggia Dio stesso. Dio dice che Giobbe era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante mi stai istigando, dice il Signore. Per rovinarlo senza alcun motivo, non c'è motivo per cui tu mi debba istigare, sto traducendo, per rovinarlo. E allora Satana risponde, pelle per pelle, tu gli hai dato tanto in poche parole, prova a togliergli tutto quello che gli hai dato e vedrai se lui non ti maledice in faccia. Gli ha dato troppo, per questo ti loda. L'Eterno disse a Satana, ecco in tuo potere. Dio accetta la sfida e dà Giobbe in mano a Satana. Però devi risparmiare la sua vita. Non poteva toccare la vita di Giobbe. Così Satana si ritirò dalla presenza di Dio e colpì Giobbe di un'ulcera maligna che partiva dalla punta dei piedi alla sommità del capo. Pensate, povero Giobbe, come soffriva. Ma poi ci si mise anche la moglie a istigarlo. Tu sei ancora, dopo tutto questo, tu ancora sei integro, fermo a lodare il Signore, a essere fedele a Lui. Maledicilo. E muori. Queste erano le parole della moglie. E Giobbe risponde alla moglie, tu stai parlando come una donna insensata. Se noi accettiamo il bene da Dio, dobbiamo accettare anche il male. E quindi Giobbe anche in questa circostanza rimane fermo, non pecca con la sua lingua. Vedete che uomo
straordinario, che uomo retto che era, ma ebbe un attimo di dubbio. E vediamo le sue parole, si rivolse a Dio e gli disse cosa, vediamo. Vediamo Giobbe 13, 24. Molto sofferente, si rivolge a Dio e dice: perché nascondi il tuo volto e mi consideri come un tuo nemico? Queste parole ci fanno capire lo scoraggiamento di Giobbe, la sofferenza di Giobbe. E vediamo ancora un altro passo biblico, Giobbe 9, 16. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non potrei ancora credere che ha ascoltato la mia voce. Ecco il dubbio. Se io lo invocasse e lui mi rispondesse, non potrei credere che mi ha ascoltato, quindi il dubbio. E quindi Giobbe pensa che il Signore non lo ama, che non lo ascolta, non osserva, non conosce le sue sofferenze. E un'altra domanda: è colpa di Dio dopo tutto quello che abbiamo letto? Adesso possiamo rispondere a questa domanda. È colpa di Dio se ci sono tante cose brutte sulla terra? Se veniamo colpiti da eventi così tragici, la colpa non è di Dio. Ma Dio ci ama, ci osserva, ci aiuta, abbiamo letto poc'anzi, ci aiuta, si accorge di noi, capisce e prova per noi una grande empatia. L'empatia è quel sentimento che ti fa immedesimare nelle sofferenze degli altri, ti fa essere pietoso nei confronti di una persona che soffre. Questa è l'empatia. E Dio prova tanta empatia per noi. Ed ora, lo sapevate che i primi minuti della vita di un neonato sono dei minuti estremamente importanti per quanto riguarda l'adattamento del bambino? Tra la madre e il bambino appena nato si stabilisce un rapporto, un amore, un profondo legame tra la madre e il bimbo appena nato. Cosa spinge una madre che ha partorito in quel momento un bambino a provare per lui affetto? Quello che spinge una madre appena partorito è un ormone che si chiama osteocitina. Che cosa fa questo ormone? Riempie e sviluppa in questa mamma un sentimento di grande affetto, al punto che questa mamma cura il suo bambino, soddisfa tutte le sue esigenze, lo accarezza e lo allatta. Che cosa meravigliosa! Risponde ancora a tutte le necessità da quel momento in poi. Ora vediamo che questo forte legame che unisce la madre al nuovo nato, in fondo è un bambino appena nato, eppure lei prova un grande sentimento di affetto. Ebbene, questo meccanismo lo ha ideato Dio, perché Dio di amore ne sa proprio tanto. E ha ragione, diceva Davide, queste parole. Vediamo il Salmo 22. I salmi sono stati scritti da Davide, e quindi vediamo che cosa dice in questi versi. Salmo 22, 9. Certo, tu sei colui che mi ha tratto fuori dal grembo materno, mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mammelle
di mia madre. Quindi, a giusta ragione, Davide attribuisce a Dio il merito di averlo tratto dal grembo materno. Ora, se Dio ha ideato questo sistema così speciale e complesso tra madre e figlio, e quest'ultimo si sente subito sicuro nelle braccia di sua madre, vuol dire che Dio conosce tutti i meccanismi dell'amore. E Dio stesso è amore. Come teniamo scritto qui, Dio è amore. Cioè, Dio è proprio l'amore in persona. Allora, questo ci fa concludere, tutto questo che abbiamo detto, ci fa concludere che Dio veramente ci ama, perché poi noi siamo i suoi figli. Quindi non dobbiamo avere dubbi che Dio non prova per noi un grande amore. Se è morto sulla croce per noi, vuol dire che veramente ci ha amato e ci ama tanto. E vediamo Atti 17:29. Vediamo dal 28, versetto 28. Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie, quindi siamo figli di Dio. E Gesù, che conosceva Dio, conosce Dio meglio di chiunque altro, diceva queste parole, andiamole a leggere, molto belle. Matteo 10:29. Non si vendono forse due passeri per un soldo, eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quando a voi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. È molto bello. Cioè, noi non ci accorgiamo degli uccellini. Forse qualche volta ci accorgiamo di un uccellino. E figuriamoci se ci accorgiamo che un uccellino magari va per terra e ha bisogno di aiuto. Dio si accorge di tutti gli uccelli e li aiuta, li cura. Dio fa partorire anche gli animali, cura gli animali e provvede al loro parto. Dio ama tutti gli animali e anche gli uccellini che non valgono nulla, dice la parola di Dio. Figuriamoci se noi ci accorgiamo degli uccellini, non ce ne accorgiamo, o forse ci accorgiamo di qualcuno qualche volta. Tuttavia, nonostante Dio ama tutti gli animali e anche gli uccellini che non valgono nulla, egli ama di più noi. Gli esseri umani sono per Dio molto importanti. Se sono importanti persino gli uccellini, figuriamoci gli esseri umani. Quindi lui ci ama di un amore veramente grande. Quindi non dovremmo temere che Dio non prova per noi empatia. E andiamo a vedere i Proverbi 15:3. Che cose belle che leggiamo. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. E leggiamo il Salmo 31:7. Esulterò e mi rallegrerò
per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima, e non mi hai dato in mano del nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Questo ci rallegra, ci consola. Fa la differenza nella nostra vita, o no? Sapere che Dio ci ama, che conosce tutto di noi, che conosce persino i nostri sentimenti, sa il bene che vorremmo fare e non abbiamo potuto fare. Perché non abbiamo potuto fare? Perché siamo limitati gli uomini. Dio non è limitato. Dio può fare il bene sempre, senza limitazioni. Noi a volte vorremmo fare tanto, ma non possiamo farlo. E ancora vediamo che a giusta ragione Davide dice, Salmo 139, 13, 16. Poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. E i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Ma la certezza che Dio conosce i nostri sentimenti, conosce quello che avremmo voluto fare e non abbiamo fatto, che conosce i nostri pensieri, ecco, la certezza chi ce la dà? Il fatto che Dio ci ha creati. E qui ci spiega così bene. Ci ha creati e conosce bene il nostro corredo cromosomico, i nostri geni, i nostri cromosomi. Egli conosce come è fatto ogni nostro organo e come funziona ogni nostra cellula. Per cui capisce bene i nostri sentimenti, capisce bene i nostri pensieri, conosce bene ogni cosa. Prima Cronache. Se l'avete preso prima di me, leggete. Quanto è importante segnarle e prepararle. Prima Cronache 28:8. Or dunque davanti a tutta Israele, l'assemblea dell'Eterno e davanti al nostro Dio che ci ascolta, osservate e ricercate tutti i comandamenti dell'Eterno, il nostro Dio, affinché possiate possedere questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figli dopo di voi per sempre. E concludiamo con Prima Samuele. Prima Samuele 16:6-7. Or quando essi giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab e disse, «Certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui». Ma l'Eterno disse a Samuele, «Non guardare il suo aspetto nell'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore».
Che cosa era successo? In breve era successo questo, che Samuele va a casa di Isai perché doveva ungere un figlio di questo Isai perché diventasse re. Andò a casa di Isai e guardò tutti i suoi figli e Samuele stava per ungere il figlio maggiore. Era di aspetto, diciamo, imponente. E Samuele pensò che questo era colui che doveva ungere, ma il Signore lo ferma e dice che non era costui. L'Eterno disse a Samuele: non guardare il suo aspetto nell'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo, ma infatti guarda, l'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Quindi Samuele erroneamente stava ungendo questo figlio di Isai, ma il Signore lo ferma, dice: non è costui quello che tu devi ungere come re. L'uomo guarda all'aspetto, guarda all'esteriore, mentre Dio guarda dentro, guarda il cuore di una persona. Quindi non è costui, ma è un altro. E Samuele poi chiede se quest'uomo avesse altri figli e lui gli disse che c'era uno che stava pascolando le pecore, era un pastore. E Samuele, quando vide Davide, il Signore gli disse: questo è colui che io farò re. Davide era di bello aspetto, era un ragazzino, era molto giovane. Era rossiccio e Samuele non si sarebbe mai aspettato che questo ragazzino sarebbe diventato re. E il Signore gli fa un leggero rimprovero: voi uomini guardate all'esterno, mentre io guardo il cuore delle persone. Ungi Davide perché costui è il re che io voglio. Grazie, Signore. Per questa ragione il Signore dice: non giudicate mai. Non possiamo emettere nessun giudizio per nessuno, a meno che non si ha il dono di profezia e il Signore ti avverte, ti dice il suo profilo. A questo punto puoi emettere un giudizio, ma non è un giudizio tuo, è un giudizio dato da Dio. In altre circostanze non giudichiamo mai dalle apparenze. A volte vediamo delle persone che sembrano dolci, gentili, sembrano, ma poi dentro sono lupi rapaci. Per questo motivo il Signore dice: fermati, non giudicare mai. Il giudizio spetta al Signore. Va bene? Gloria al Signore. E adesso ci alziamo e chiediamo al Signore di provvedere a tutte le nostre necessità, di darci la forza di andare avanti, la forza di superare ogni difficoltà. Chiediamo al Signore di guarirci da qualunque problema noi abbiamo. Ora sappiamo ancora di più, ancora con più certezza, che Dio ci ama. Ma noi dobbiamo cercare di essere giusti, di essere intatti, di essere retti. Abbiamo questo profilo di Giobbe, che è un profilo speciale e particolare. E che cosa straordinaria, perché questo profilo lo ha tracciato Dio in persona. Stai guardando il mio servo Giobbe?
Non c'è nessuno come lui. Che cosa bella se il Signore dicesse di noi al demonio: non li guardare, perché essi sono integri, essi sono giusti. È qualcosa che dice personalmente Dio. Per questa ragione Giobbe fu guarito da Dio. Egli fu guarito da quella ulcera maligna. E il Signore gli diede 100 volte di più. Gli aveva dato tanto, ma gli diede ancora di più. Questi sono degli esempi che ci fanno consolare, fanno la differenza nella nostra vita. Hai un problema, mettilo davanti al Signore e prometti che da questo momento in poi tu farai la sua volontà. Ti sforzerai di essere intatto, ti sforzerai di essere giusto, perché Dio sarà dalla tua parte. Viceversa, ci ha fatto sapere che se noi continuiamo a fare il male, egli non ci guarderà, non ci libererà, non proverà per noi nessuna empatia, nessun amore. A noi la scelta. Io ho messo davanti a te il bene e il male. Scegli il bene per avere la vita. A noi tocca scegliere cosa vogliamo fare. Sapete una cosa? Gli uomini sono come degli attori. Decidono loro qual è la parte che vogliono fare nella vita. Che parte vuoi fare tu? Quella del buono o quella del cattivo? Scegli, ma scegli la vita. Sii saggio, scegli la vita. E ti sarà dato una vita in abbondanza. L'esempio di questa sera, di Giobbe, ci dice proprio questo, che egli scelse la vita ed ebbe la vita in abbondanza. Il Signore gli diede tanti figli, tanta ricchezza, gli diede tanto, tanto, tanto. Alziamo le braccia, ci arrendiamo a Lui e diciamo: Signore, vogliamo avere la vita. Vogliamo piacerti. Vogliamo essere buoni, misericordiosi. Vogliamo essere gentili. Vogliamo essere ricchi di bontà. Vogliamo assomigliare a tutti i servi che ti hanno servito, ma soprattutto vogliamo assomigliare a te, Gesù. Santo, alza le tue braccia. Santo, santo, santo.
Eccomi, Signore, vengo a te, mio Dio, faccia il cuore mio e ti prego. Santo, 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 gloria, gloria, gloria. Santo, a Dio sia la gloria. Ombre fai. Santo, santo, santo. Thank you.
segreto piangerò la mia delusione e in segreto cercherò dimenticare che io ti amo ancora e ancora. Alza, alza le tue braccia, arrenditi, arrenditi al Signore. Santo, santo, santo. Ora, se c'è qualcuno che vuole fare la preghiera della salvezza, vieni avanti. Se c'è qualcuno, soprattutto nuovo, che è qui per la prima volta, approfitta di questa occasione. Vieni a dire al Signore che vuoi essere salvato. Sappi che non è un fatto automatico, glielo devi chiedere. Devi chiedere al Signore, salva la mia anima. Diversi sono stati quelli che sono venuti in questa chiesa all'ultimo momento. A volte gli ultimi mesi di vita non sapevano mica di avere ancora poco tempo. Il Signore li ha salvati. È molto importante fare la preghiera della salvezza. Dirai dopo di me quello che io ti suggerirò. Signore, salva la mia anima.
perdona tutti i miei peccati. Imbiancami col tuo sangue prezioso. Fai di me una nuova creatura. Riconosco di aver peccato, ma so anche che tu non te lo fai dire due volte, sei pronto a perdonarmi. Perdonami, Signore. Salva la mia anima. Grazie, Signore. Io mi arrendo. Questa è una decisione giusta che hai preso adesso, perché il tempo della resa dei conti è vicino. Presto il Signore ritornerà. Quale sarà la tua collocazione? Guarda che è tutto vero. Esiste l'inferno ed esiste il paradiso. Esiste un Dio che giudicherà, ma sarà amorevole con chi ha fatto bene, o un giudice severo se tu hai fatto male. Abbandona tutto quello che non va nella tua vita. Metti a posto ogni cosa, tutti gli imbrogli, tutta la menzogna. Metti a posto tutto quello che nascondi in segreto e che è cattivo ed è male. Cerca di crescere finché puoi, finché c'è ancora del tempo, e questo non lo sappiamo, non lo so né io, non lo sai tu. L'importante è questo passo giusto che tu hai fatto, questa scelta giusta che tu hai fatto. E adesso alza le braccia. Signore, mi arrendo. Io mi arrendo. Traflaitides et quanto quaides. Blaish e flaides. E for quaides. Antualbec edes contro le paidestes. Mi arrendo. Io mi arrendo. Facciamola in lingue. Io mi arrendo.
todos. Tente Fridays. Alleluia! Grazie Gesù! Ora sono salvato. Ripeti a te stesso. Sono salvato. Sono salvata. Ed ora abbracciatevi e dite all'altro: io sono salvato. Io sono salvato. Dice: ma così presto? Dio ti stava aspettando. Non se lo fa dire due volte, perché stava aspettando proprio te. Dio non ti punta il dito. Egli ti ama. Questa sera la parola ce l'ha detto in tutti i modi. Ci ha spiegato quanto Dio ci ama, quanto prova per noi simpatia, quando Egli ci osserva, conosce tutto di noi, conosce ogni cellula, conosce il corredo cromosomico, tutti gli organi, ci ha creati Lui. Grazie Gesù. In questi giorni abbiamo tutti visto il Festival di Sanremo, è vero? È vero. Ma quanti applausi a degli uomini. Ma applausi, fischi, e a Gesù.
Alleluia! Tutti insieme, Gesù è il Signore.